Prima di tutto voglio chiedervi il massimo supporto per questa serie che in questo periodo di senza Formula 1 andrà a accompagnare la Formula Summer. Spero che questa idea vi possa piacere e allora benvenuti a El Plan TG. Sì, lo so ragazzi, El Plan TG Formula 1, ma potrebbe esserci un altro per la MotoGP. Non fate caso, tra un po' ci sarà la sigla, ve la manderò e l'avete forse già vista. Ma quindi questo qua sarà un notiziario in cui andremo a racchiudere le principali notizie della Formula 1 e allora ho sempre sognato di dirlo, via con la sigla! Subito dalle dichiarazioni di Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou, ragazzi, che questa stagione sta facendo veramente molto bene e con ogni probabilità, a meno che trattative di mercato e cose varie non lo porti in un'altra scuderia, verrà assolutamente rinnovato da Alfa Romeo. 5 punti nei primi 13 appuntamenti, ma ha fatto delle ottime gare conquistando punti all'esordio, punti in Canada e punti anche da qualche parte, però non mi ricordo dove. Le sue dichiarazioni: non ho ancora parlato con nessuna squadra, sono abbastanza felice, in Alfa Romeo mi sono sistemato, all'inizio della stagione ero forse più preoccupato per il mio futuro, ma ora non sono troppo preoccupato, ha dichiarato il buon Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou sembra che andrà verso il rinnovo ovviamente con Alfa Romeo, che si dice molto soddisfatta, oltre che di sé, oltre che proprio di Guan Yu Zhou in sé, anche dei suoi 30 milioni di sponsor. Il team Alfa Romeo sarebbe veramente soddisfatto di Guan Yu Zhou, che adesso non è più in nessuna Academy come ad esempio lo era Antonio Giovinazzi. Ha lasciato l'Alpine Driver Academy l'anno scorso, infatti si è detto anche molto contento in un'altra dichiarazione, esprimendosi anche sul caso Oscar Piastri, si è dichiarato molto contento di aver lasciato l'Alpine Academy, quindi penso che anche queste dichiarazioni potranno far avere meno appetibilità l'Alpine Driver Academy. Il posto quindi di Guan Yu Zhou in Formula 1 l'anno prossimo e soprattutto il posto di Guan Yu Zhou in Alfa Romeo non sembra assolutamente a rischio, ha dimostrato di essere veramente un ottimo pilota, accompagnato qui dagli sponsor che fanno veramente un ottimo pacchetto, e Guan Yu Zhou in pochi anni forse potrebbe anche fare un altro step in avanti. Oltre che l'Alfa Romeo, questo lo scopriremo soltanto vivendo. Adesso passiamo alle dichiarazioni che ha lasciato Pierre Gasly a motorsport.com, perché ha lasciato delle dichiarazioni Pierre Gasly, ha dichiarato di avere un contratto fino al 2023 con Alfa Tauri, quindi lui rimarrà in Alfa Tauri fino al 2023. Non ha parlato sulle dichiarazioni che si dice che lui andrà in Alpine, anche se sembra che ci sia una clausola, quindi fossi in voi io non escluderei più di tanto magari una possibilità che il buon Pierre Gasly vada in Alpine. Quest'anno sta faticando tanto, l'ho anche spiegato, non si sta trovando molto bene col porpoising che le sta un po' rovinando forse l'anno, e anche la vettura Alfa Tauri quest'anno sembra essere molto meno competitiva rispetto agli altri anni, infatti nelle ultime due stagioni lui aveva accumulato lo stesso Pierre Gasly più di 100 punti, oltre che due podi, delle quali una vittoria e un altro podio che è stato proprio l'anno scorso a Baku. Baku 2021 lui si trova sempre molto bene. Ci ricordiamo quella folle lotta al podio tra Pierre Gasly, Sebastian Vettel che si mette alla fine, arriva secondo, quell'erroraccio di Hamilton che favorisce la vittoria ai Perez e la lotta col poleman di giornata Charles Leclerc. Purtroppo alla fine è arrivato avanti Pierre Gasly a Charles Leclerc. Comunque Pierre Gasly, che aveva conquistato due podi negli ultimi anni, ne ha conquistato un bel po', e forse il miglior pilota per quanto si può guardare nel palmarès e per ciò che ha portato Alfa Tauri, il miglior pilota Alfa Tauri di sempre, perché che ci piaccia o no magari ha una vettura negli ultimi anni migliore, ma ha portato un secondo posto a casa in Brasile nel 2019.
un primo posto a Monza nel 2020, un terzo posto a Baku nel 2021 e poi c'era l'anno prima, sempre nel 2019, però c'era anche Kiat che, proprio strategie, cose strane, in Germania è arrivato terzo nel 2019, era arrivato, no, è arrivato terzo e poi, vabbè, ci ricordiamo la celebre vittoria di Sebastian Vettel, luce che ha fatto vedere il vero e proprio talento di Sebastian Vettel a Monza nel 2008. Comunque le dichiarazioni di Pierre Gasly non lasciano presagire niente di mercato, a parte una dichiarazione che ha detto: sono un pilota Red Bull fino al 2023, dopo il 2023 vedremo se continuare il nostro percorso insieme oppure dividerci. Nessuno può sapere questo, ma lo dirà solamente l'anno prossimo. Questo fa vedere comunque che Red Bull ci punta su Pierre Gasly in Alfa Tauri. Ormai, secondo me, Pierre Gasly e Red Bull dovrebbero prendere due strade differenti, ma non tanto Red Bull, che a Red Bull fa sempre comodo. Magari in caso potrebbe essere richiamato in Red Bull, qualora magari Perez subisse un brutto infortunio. E poi, vabbè, mettere qualcun altro in Alfa Tauri, ma onestamente Alfa Tauri un po' chi se ne frega per Red Bull. Comunque fa sempre molto comodo perché è un buon pilota che ti può portare tanti punti e anche tanti soldi, perché vi ricordo, più scali nella posizione costruttori e più soldi ti arrivano da diritti TV. Comunque fa sempre molto bene avere un pilota come Alfa Tauri nella propria accademia, ma per la carriera di Pierre Gasly io gli consiglierei di lasciare casa Red Bull. Ormai lo stanno sfruttando, se si può dire così, da troppi anni. Era andato in Red Bull ufficiale, non ha fatto praticamente niente e l'hanno subito mandato fatto ritornare in Toro Rosso. Secondo me, dopo anni praticamente buttati, dopo anni di esperienza, Pierre Gasly dovrebbe lasciare Red Bull. Comunque questa puntata del telegiornale si conclude qua, del TG El Plan, El Plan TG. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo El Plan TG. Lasciate un mi piace e un'iscrizione per il continuo della serie. Arrivederci. Ma vaffanculo ti è mamma, ma proprio adesso mi dovete suonare, ma vaffamoc. E vaffanculo!